In un mondo in cui il confine tra essere umano e macchina è molto labile, la società cerca una nuova e più forte definizione del concetto di umanità. Questo è il mondo di Ghost in the Shell. Amiche ed amici di AnimeManga.it, oggi vogliamo parlarvi di un titolo veramente straordinario, un titolo senza tempo, fantastico, che è riuscito a dare nuova linfa all'animazione e al manga in generale e anche e soprattutto al genere cyberpunk. Parliamo per l'appunto di Ghost in the Shell, titolo creato da manga, creato da Masamune Shirow nel lontano 1989, quando è stato serializzato per la prima volta, per poi essere pubblicato in un'edizione completa nel 1991 dalla Kodansha. Questo titolo, questo manga, è stato portato in auge, è stato soprattutto sdoganato, è arrivato in Europa e in America attraverso i suoi adattamenti cinematografici realizzati entrambi dal grande regista Mamoru Oshii, che tra l'altro nel 2004 ha partecipato proprio con il secondo adattamento, Ghost in the Shell, L'attacco dei cyborg in Italia, in realtà è Ghost in the Shell Innocence, partecipato appunto all'edizione del Festival di Cannes. Per quanto riguarda la trama, vi invito ovviamente a leggere il nostro articolo presente sul blog che troverete nella descrizione del video. E brevemente vi introduciamo in un mondo nel quale la tecnologia e l'essere umano vanno di pari passo, addirittura si sovrappongono, in quanto la tecnologia permette agli esseri umani di avere dei corpi cibernetici, c'è una distinzione societaria tra persone a seconda di quanto le persone abbiano degli impianti cibernetici all'interno del loro corpo, partendo da modifiche al cervello che gli permette a tutte le persone di essere sempre collegati alla rete, chiamato Net. Oppure alla modifica quasi totale del proprio corpo e arrivando alla definizione di cyborg. Quello che è la trama principale ruota intorno alla sezione di pubblica sicurezza numero 9, la sezione di sicurezza 9, e al capitano di questa sezione, ovvero il tenente Kusanagi, che riesce in pratica a gestire una squadra composta da vari elementi e soprattutto devono affrontare quello che è una grave crisi che potrebbe portare a una grave crisi internazionale attraverso una indagine che cercherà di andare a scovare il marionettista, ovvero un hacker che riesce in pratica ad entrare nel cervello delle persone e di conseguenza a hackerare le loro menti. Quello di cui vogliamo parlarvi nello specifico sono le tematiche di Ghost in the Shell, che sono delle tematiche non attuali di più. Parliamo in prima analisi vogliamo parlarvi dell'attaccamento che l'essere umano del mondo di Ghost in the Shell ha con la tecnologia e soprattutto con la rete. Il primo innesto possibile è quello che in pratica hanno tutte le persone nell'universo di Ghost in the Shell, è la modifica del cervello, un innesto nel cervello che permette a tutte le persone di essere collegate alla rete. Questo consente non solo di essere collegate alla rete, ma soprattutto di modificare, cancellare e archiviare i propri ricordi. Questo è un qualcosa di assolutamente straordinario, se si pensa soprattutto che al giorno d'oggi, attraverso gli attuali social network, come Facebook, Twitter e tantissimi altri, le persone, e gli smartphone, le persone vogliono sempre essere connessi alla rete, cosa che nel lontano 1989 Masamune Shirow aveva già, idealizzato, aveva già previsto. Inoltre, altro concetto importantissimo è il concetto dell'umanità, come vi dicevamo all'inizio, come abbiamo aperto il nostro video. Perché? Perché in definitiva, che cos'è l'umanità? Cosa ci definisce esseri umani? La definizione, per eccellenza potrebbe essere l'anima. Ciò che ci differenzia da una macchina è l'anima. Ebbene, la protagonista, cioè il maggiore Kusanagi, ha un dubbio. In un punto specifico, in un punto specifico dello sviluppo della trama, e ovvero perché dobbiamo aprire una piccola parentesi: il maggiore Kusanagi è sempre stato un cyborg, sin da tenera età.
Quindi la domanda è questa: e se io fossi, non avessi un'anima, e se la mia concezione di umanità fosse soltanto il derivato del mio programma, della mia programmazione, che cos'è l'anima? Qual è la differenza tra me e una macchina, tra me e un robot? E questo apre degli scenari importantissimi, soprattutto quando poi la protagonista si ritroverà di fronte all'antagonista della serie, ovvero l'antagonista della prima parte della serie, ovvero il marionettista, questo hacker portentoso che riesce ad entrare nei cervelli delle persone. Ritornando infatti al primo punto, è questo una delle cose che è più assillante, se così si può dire, una cosa che spaventa e che ha veramente il potere di spaventare le persone, ovvero l'hackeraggio del cervello. Il marionettista, infatti, è in grado di entrare nel cervello delle persone, di modificare i ricordi e i sentimenti ad essi corrispondenti. Questo comporta nelle vittime del marionettista di agire secondo una razionalità ed una istintività, una naturalezza assolutamente, assolutamente incredibile. È una naturalezza che fa parte di loro stessi e non un qualcosa di imposto. Tant'è vero che il marionettista non lascia traccia, i ricordi. Addirittura c'è una parte nella quale, soprattutto nel primo adattamento cinematografico, si vede, si nota, la vittima di turno ha dei ricordi su una moglie e su una figlia che lui non ha mai avuto. E i sentimenti che prova per queste, però, i sentimenti che prova per queste due persone, per queste due figure, sono assolutamente forti, sono dei veri e propri sentimenti. Quindi uno dei concetti principali di Ghost in the Shell è effettivamente può la tecnologia migliorare soltanto la vita dell'uomo? Può effettivamente un essere sempre connessi alla rete, ma soprattutto modificare i propri ricordi? I ricordi non fanno parte della nostra definizione, della nostra stessa umanità. Inoltre, il concetto di anima, il secondo e più grande aspetto di Ghost in the Shell, ci porta di fronte ad un interrogativo. L'anima, che cos'è? Cosa effettivamente può differenziarci dalle macchine, dagli animali e da tutto ciò che ci circonda? Ghost in the Shell è un titolo assolutamente fantastico, da leggere ma anche da vedere attraverso gli adattamenti cinematografici che sono fantastici. Ovviamente potrete ben vedere anche attraverso la nostra scheda, attraverso il nostro articolo sul blog, che Ghost in the Shell ha avuto anche degli adattamenti in due serie anime, che si concludono in un film d'animazione, e un altro adattamento è stato da poco creato ed è ancora in corso di serializzazione. Però è da dire che rispetto agli originali soltanto i due film di Mamoru Oshii riescono a rispecchiare pienamente Ghost in the Shell. Consigliamo ovviamente la visione, la lettura di un manga, di un anime o comunque un film d'animazione che riesce veramente a darvi la meraviglia di una tecnologia potentissima, che arriva dovunque, che può fare qualsiasi cosa e allo stesso tempo che ci mette di fronte ad una debolezza strutturale non solo per quanto riguarda il nostro comportamento, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra stessa definizione di esseri umani. Con la speranza che il nostro video vi sia piaciuto e che le nostre riflessioni vi abbiano colpito, vi auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video.